futuro dei circa 350 dipendenti dell'ex provincia di Caltanissetta rischia di compromettersi con la nuova bozza relativa alla riforma dei liberi consorzi. È anche di questo che si è discusso nell'aula consiliare dell'adesso libero consorzio comunale di Caltanissetta durante un'assemblea indetta dalla CISL FP per discutere sul futuro dell'ente, ma anche sulle prossime elezioni RSU che si svolgeranno durante le giornate del 3, 4 e 5 marzo. Durante l'incontro non sono soltanto stati presentati i candidati Rosalinda Giuffrè, Maurizio Amico, Antonino Pistone, Maurizio Presti, Salvatore Giuliana, Salvatore Giglio, Luigi Corso, Pietro Scozzaro, Luigi Di Vita, Giuseppe Bellanti, Giovanni San Martino, Salvatore Maria Saia e Giulio Amore con i rispettivi programmi per i prossimi 3 anni, ma è stata anche sollevata una questione in merito alla cosiddetta legge Delrio, che impone la riduzione del 50% della spesa del personale e nonché del personale stesso. Cosa che ci allarma moltissimo, anzi ci preoccupa, ci ha buttato nello sconforto, in quanto una di queste norme che fa riferimento alla Delrio, se non erriamo, e speriamo questa volta vivamente di sbagliarci, ma se non ci sbagliamo, ridurrebbe il personale del 50%. Per essere più precisi, riduce la spesa del personale ad aprile del 2014 del 50%. Significa che 50% del personale resterà in servizio, l'altro 50% del personale dovrà andare in mobilità. Potrebbe essere sì ricollocato in altri uffici, ma ci rendiamo conto che gli altri uffici non hanno disponibilità di dotazioni organiche libere per cui ci possono accogliere. Come sindacato noi abbiamo chiesto e torneremo a chiedere l'integrativo regionale, che per noi dipendente è molto vitale. La stessa cosa vale anche per i buoni pasto, che a quanto pare non saranno più percepiti dagli impiegati, ed è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quando mette a disposizione il 50% delle somme corrisponde al 50% del personale che va in esubero. Come andrà a finire? Questo ci preoccupa molto, se poi si considera che ognuno, sapendo che finora è stato garantito da un stipendio, magari ha avuto delle progettualità, dove è molto preoccupato.